non era bello ma accanto a sé aveva mille donne se cantava Help and Ticket to Ride o Lady Jane, oh yes. Posso fermare qui? Sì, potrei, dai, andare avanti, però dico, data la natura imbarazzante dell'argomento che tratteremo, mi piaceva l'idea di cominciare con quella che è la carta d'identità, sì, la colonna sonora di una generazione. Compiere 60 anni vuol dire entrare in un'epoca di bilanci. Al momento qual è il tuo? Se devo pensare ai miei 60 anni, io li immagino, li sento abbastanza pieni. Di incontri di importanti, anche di viaggi, di sentimenti, di avventure, tutte quelle cose che poi per noi diventano un po' il sale della vita. Ecco, quando è che il ragazzo di Carini decise di diventare un artista? lo decise intorno alla metà degli anni 70, insomma, bene o male, quando cominciò il mio rapporto con questo mezzo straordinario a cui sono molto legato, che è la radio. Allora era una radio, si chiamavano le radio libere. Marcello Mandreucci è stato un anno negli Stati Uniti. Ora... Sì, all'inizio sì. Sì, la mia prima volta, insomma, bene o male, corrisponde alla... credo che fosse il 1974, adesso non vorrei... Però è quindi un periodo abbastanza lungo, intenso negli Stati Uniti, perché ero profondamente innamorato della cultura angloamericana e quindi la musica, insomma, e ovviamente anche la necessità di imparare la lingua universale, no? che è l'inglese. Gli anni 80 targati Mandreucci si possono riassumere in una parola: Revisitors. Spieghiamo a un ventenne di oggi chi erano i Revisitors. Era assolutamente un gruppo musicale. Il successo dei Revisitors era ovviamente determinato dalla formula che, come ti dicevo, in qualche modo prevedeva non solo l'esecuzione, no, di brani celebri, di brani che in qualche modo conoscevano tutti, e quindi dei classici degli anni 60 e degli anni 70, ma proprio l'idea di coinvolgere e di far sentire proprio protagonisti anche i ragazzi che venivano a sentirci. La vita d'artista di Marcello Mandreucci ha attraversato anche la storia di Palermo nei suoi anni più bui, quelli in cui la mafia faceva gli attentati. Beh, sono stati anni difficilissimi, ovviamente, no? E ne abbiamo consapevolezza. Decisamente, sono stati i nostri anni di piombo. L'uomo che, insomma, cantava nei locali, i grandi classici anni 60-70, negli ultimi anni si ritrova a coltivare la musica siciliana. Perché? È stata una necessità, ma anche perché la trovo, come dire, una lingua assolutamente musicale, molto simile all'inglese. Quali segni al cassetto mancano ancora nella vita di Marcello Mandreucci? Ma non finirei mai, sono talmente tanti, purtroppo non potrò esaudirli tutti perché sono davvero troppi. Ultima domanda, se il padre di Marcello Mandreucci, sì, alla tua età, tornando dal lavoro, avesse una sera indossato i jeans, abbracciato la chitarra e avesse detto a tua madre: amore, vado in un locale a suonare, cosa sarebbe successo? Ma avrebbe mia madre? Sì. Avrebbe chiamato il 118, penso. Hello darkness my old friend, I'll come to talk with you again, because a vision softly creeping left faces where I was sleeping, and the vision that was planning in my brain still remains within the sound of silence.